La terra ruota. Scaldata dalla luce del sole. Immaginiamo di tornare indietro nel tempo. E di ripercorrere la storia. Tanti secoli sono trascorsi. Il nostro viaggio inizia parecchio tempo fa, all'epoca dell'antica Grecia. In questo periodo si distingue Platone, un filosofo molto sapiente che ha scritto varie opere, tra cui il Dialogo del Cratilo. Si tratta di una discussione tra Socrate ed Ermogene. Se non avessimo né voce né lingua e ci volessimo esprimere, come faremmo? Con le mani come le persone mute? Suppongo di sì, per forza. Se noi volessimo nominare il cielo, porteremmo le mani in alto per indicarlo. Allo stesso modo, se volessimo riferirci alla terra, indicheremmo verso il basso. Se volessimo parlare di un'entità naturale come un cavallo, lo dimostreremo imitandolo con gesti e movimenti. Il tempo scorre. Aristotele spicca come discepolo di Platone e grande filosofo. Se una persona è sorda, è automaticamente muta. Non potendo sentire, non può nemmeno parlare. Essendo io un filosofo, lo dico con certezza. Il tempo scorre. I romani espandono il proprio dominio. In quell'epoca è vissuto Quinto Pedio, il primo pittore sordo. Sapete, sono un disgraziato perché sono muto. Però dipingo benissimo, dato che i miei occhi sanno catturare ogni dettaglio. Il tempo scorre e il cristianesimo si diffonde. So che dentro di me ho il peccato. In passato la mia famiglia si è immischiata in situazioni losche, uccisioni, furti. Quando poi sono venuto al mondo io, sono nato sordo. Signore, ti prego, aiutami, perché dentro ho il diavolo. Il tempo scorre. Nel 600 i frati cattolici sono i primi ad usare i segni nell'educazione dei bambini sordi. Ehi tu, fai silenzio. Usa l'alfabeto muto. Questo è pazzo. Il tempo scorre. Nel 1753
A Parigi viveva l'abate delle Pee. Tu sei sordomuto, che Dio ti benedica. Anche tu sei sordomuto, che Dio ti benedica. Voi bambini siete andati a scuola? No? Allora io aprirò una scuola che diventerà l'Istituto Nazionale Francese. Ci penso io alla vostra istruzione, ok? Che Dio vi benedica. Il tempo scorre nel 1817. Clerc si trova negli Stati Uniti d'America. Dato che ci troviamo negli Stati Uniti, che ne pensi se fondassimo una scuola o una università? Il tempo scorre. Nel 1880 ha luogo il congresso di Milano. Aspettate, ho capito bene? Volete educare i bambini sordi usando i segni? Siete pazzi. Tutti sanno che il gesto uccide la parola. Meglio usare la parola. Viva la parola! Il tempo scorre. Nel 1932 si distingue Antonio Magarotto. Voto in politica affinché l'ENS sia il punto di riferimento per tutte le persone sorde. Studiare e lavorare è un loro diritto. Sordi e udenti devono avere pari opportunità, capito? Il tempo scorre. Nel 1960 spicca la figura di Stocchi. Effettivamente le lingue dei segni sono lingue vere e proprie, sono dotate di grammatica, morfologia, fonologia e sintassi. Scriverò un libro su questo argomento. La sua monografia ebbe una grandissima diffusione. Il tempo scorre. Nel 2003 risalta lo studioso sordo Paddy Ladd.